On this edition of InCycle, ahead of the 100th Giro d'Italia, we take a look at the likely contenders for the Maglia Rosa. Il Giro d'Italia è... qualsiasi tappa può essere una trappola. E non c'è una tappa indicativa, però le prime tappe possono essere le più pericolose, quelle di montagna. We study some of the secrets behind the success of Cervélo Bigler and their Finnish sprinter Lotta Lepisto. We are so many days in a year together, and you're starting to know the back wheel and the bum in front of you very well. But first, Bardiani CSF. Il progetto della Bardiani credo che sia una cosa molto interessante e da seguire, perché appunto dà la possibilità ai giovani italiani, squadra italiana, corridori italiani, di misurarsi con i migliori corridori di tutto il mondo. Non sono proprio un patriota, però ho comunque un po' di spirito italiano, di poter dare una mano a questo ciclismo di giovani, è un qualcosa che mi ha stimolato. E adesso stiamo lavorando per poter creare anche un progetto futuro in cui questi ragazzi possono essere veramente i campioni italiani di domani. Bardiani CSF, the Pro Conti Italian team with an average age of 24, have a stunning record of Giro stage victories. Veteran DS Stefano Zanatta, who's nurtured talents like Sagan, Nibali and Basso, is now ready for more Giro glory. Il Giro centenario è qualcosa di importante che viene ricordato, e cercheremo di fare qualcosa di speciale per questo Giro d'Italia, perché vincere una tappa al Giro centenario sarebbe ancora una ciliegina sulla torta con quello che si è fatto negli anni precedenti. Guardando i risultati in mano negli ultimi anni, hanno sempre ottenuto una vittoria al Giro, anche prima che passassi professionista io. Addirittura 2 anni fa sono riuscito a ottenere 3 successi di tappa. 2 anni fa un successo di tappa con Boemo, l'anno scorso un altro successo con me. Ma diciamo che la vittoria di quel giorno ancora adesso me la ricordo, perché diciamo che ho fatto qualcosa di eccezionale, no? Diciamo che era una tappa la più facile del giro e nessuno avrebbe scommesso, diciamo, un centesimo su quel giorno. Eppure è arrivata la fuga e sono riuscito a vincere. Essere aggressivi sì, però nel giorno che si decide di essere aggressivi, nella tappa che è adatta a noi. In quel giorno lì abbiamo una squadra competitiva, come se fosse una classica. Poi sappiamo che il giorno dopo potremmo anche essere stanchi, però l'importante è arrivare poi alla fine della tappa, non giocarci o non fare il risultato anche nelle tappe successive per recuperare di nuovo energie. È un mix di questo tipo di mentalità che non è semplicissimo da attuare. L'ottimizzare, diciamo, al meglio tutte le qualità che ha un atleta per un solo giorno, invece che distribuirle durante il giro. Ci sono delle tappe dove sappiamo già che ci si gioca il Giro d'Italia, quindi diventa quasi impossibile che lasciano spazio agli outsider come possiamo essere noi. Dopo la tappa dell'Etna, che è la prima scremata, diciamo, fra i leader, sarà fatta, dalla seconda settimana sicuramente abbiamo idea di come poterci muovere e con chi muoverci. Fino all'anno scorso vedevo il Giro Italia dalla televisione, quindi cosa c'è da aggiungere? Per me sarebbe una grande soddisfazione partecipare al Giro Italia. Grandissimo. Immenso. Come un po' il nostro spirito, una squadra di attaccanti, con degli uomini che possono difendersi bene le salite, che siano qualcuno anche veloce, che possa giocarsi la vittoria in un gruppettino ristretto,
o che sappia fare una bella azione su una salita, come è successo l'anno scorso quando abbiamo vinto la tappa con Ciccone, però sono stati veramente bravi sia Pirazzi sia Bohème. Ci siamo trovati in tre in fuga e io ho dato, sapevo che quella tappa non era adatta a me, io ho dato l'anima per lui e abbiamo portato a casa un bellissimo risultato. È stata inaspettata perché sai, magari proprio la vittoria non ce l'aspettavamo, però l'avevamo cercata già nei giorni prima, entrando nelle fughe e correndo da protagonisti, quindi sicuramente ce la siamo guadagnata, ecco. I don't feel the pain anymore in the last 5Ks. I've been really tired and I'm like, oh, my legs are so, so bad. I think I'm not going to survive this race. And then when I'm there and the final is coming, I don't feel the legs anymore. But I'm just going and going. For Lotta Lepisto, finding her sprinting legs at exactly the right moment's getting easier and easier. Now aged 27, the Finn's hitting her prime and proving herself as one of the best finishers in the peloton. I think I'm as fast as I was 5 years ago, but 5 years ago my endurance level was much lower than now. Then you have to need to have the eye, of course, read the moments, because it's really hectic and you just have to have the instinct to go in the moment and take risks sometimes, of course. Since joining the team in 2014, Lepisto's career development has been a picture of consistent improvement. And for this season, she's been rewarded with a team to help her vie for top placing more often. Lotta is with us for 4 years now. It's this year, first time we have actually a group for Lotta, which can support her for lead out, like Lisa Klein, like Christina Peschold. All those riders are for her available. That was not the case last year. And of course, she needed much, much more guidance how to launch a sprint. That was actually her problem. She was super fast since 2 years, but to make it to the point, that was her problem. And I think that we did a good progress to teach her, to show her how to launch the sprint to the point to be the winner of the race. Well, I think we're a pretty good group of girls, and I think everybody worked hard in the winter. And already in the first training camp when we had in Girona, I was really, really impressed how the girls were doing, and I was really amazed by the performing, and I think everybody took a step from last year, and I think that's one of the reasons why we've been doing pretty good this year. With the race know-how of Ashley Moulman-Passio and the raw talents of UCI youth jersey holder Cecilia Ludwig, Cervelo Bigler are becoming a top force in the UCI Women's World Tour. But for the Finnish national champion, gaining a greater familiarity with her team has been just as important as this blend of youth and experience. Of course, it comes from the training, and because, yeah, we are so many days in a year together, and you're starting to know the back wheel and the bum front of you pretty well. And also everybody knows each other, how they are working in the race. Like, I think you can't really do it just by yourself. You need someone who is helping you there. And at this year's Gent-Wevelgem, the team proved their ability, setting up Lepisto to challenge for arguably the biggest victory of her career. It was my big target in the spring. Like, I was talking about it with my coach already earlier. He had 4 plus me in the end, in the final 50K, so that was already impressive. Stephanie was with us until the last Kemmelberg, and she did a super amazing job there. And afterwards, there was, like, Mari was attacking in the side winds, and this little Mari was a climber with climber legs, and she's attacking there. Yeah, Thomas told in the radio that she should do that, and she did it really, really well. And I was, wow, that's so impressive. And Lisa also
there she was working so super hard. She was going really deep. She had some cramps also in the final 20Ks, but still she was there. And also there was a little breakaway going in the last kilometers, and Sile and Lisa and Ashley was there to help me that it didn't go until the finish. I knew I won, like in the finish line. I was like, yeah, I won. But then Jolene was asking me, like, so who won? I was like, I'm not sure anymore. Like, well, was it tight or what? And yeah, in the end, yeah, it was really tight, but I wasn't sure I won. But I guess I was coming with a little more speed in the over the finish line. So for me, it looked like I won, but then it took some minutes. I was happy about also the second place, but of course, win is a win, and of course, it was really overwhelming. In a fitting tribute, the 100th edition of the Giro d'Italia will see an exceptionally strong group of overall contenders take to the start in Sardinia for 3 weeks of captivating racing. Among the hopefuls, home crowd favourite Vincenzo Nibali has experience on his side. The former Astana rider staged a remarkable comeback in the final days of last year's race to claim his second Maglia Rosa, and now returns with the newly formed Bahrain Merida team, looking to delight the tifosi once again. Forse già un po' il blocco dell'ultima settimana dopo che ero andato male ad Andalo, diciamo che ero più libero, mi ero tolto quel peso come di dire che dovevo vincere il giro a tutti i costi, perché sembra che l'unico obiettivo e che l'unico corridore che poteva vincere il giro era Vincenzo Nibali. Una volta che mi sono tolto quel peso è come se mi sono tolto una responsabilità, e quindi anche il gioco dei ruoli è andato all'inverso, quindi tutti controllavano me e in quel momento che io ero un po' più indietro nessuno controllava me, e quindi si è invertito il ruolo del gioco. Ero io che dovevo attaccare per cercare di sorprendere o fare qualcos'altro. Mentalmente è una gestione di corsa diversa, ecco. Anche in passato la maggior parte dei grandi giri che ho vinto ho quasi sempre conquistato la maglia nella prima settimana o nell'immediata settimana successiva, e poi ho cercato di mantenere. E quella è anche un altro tipo di gestione di corsa che riesco a gestire molto bene. Invece è diverso quando devi attaccare sapendo che tutti ti sono dietro in qualsiasi momento che tu fai una minima mossa. Il Giro d'Italia è... qualsiasi tappa può essere una trappola. E non c'è una tappa indicativa, però le prime tappe possono essere le più pericolose, quelle di montagna, perché ancora devi trovare il giusto feeling, l'inizio della corsa. Ci sono magari tanti corridori che nella prima settimana sono molto esplosivi, sono molto pronti, preparati, e quindi bisogna stare attenti e subito pronti, ecco. Non è semplice. Poi dopo già la seconda settimana il livello, diciamo, è molto più regolare, o c'è anche chi tende a crescere con la condizione e via dicendo. Quindi bisogna cercare di concentrare le forze nel modo giusto nell'arco delle 3 settimane. La tappa dello Stelvio è una tappa durissima. È una tappa, come dire, adattissima a corridori che hanno grande fondo, quindi di grande durata, poi arriva nell'ultima settimana. Quindi potrebbe essere una tappa importantissima, potrebbe essere anche una tappa che non succede niente. Ora non dico questo perché sarebbe quasi assurdo, però se penso negli anni indietro, quando ci fu la scalata allo Stelvio, tra i top rider ci fu un grande controllo. Ci furono tanti corridori di fuori classifica che riuscirono ad andare anche in fuga e rientrare anche in classifica.
Looking to spoil Nibali's hopes of another title will be Movistar's Colombian sensation Nairo Quintana. After 3 years away from the race, the 2014 champion has made the bold decision to tackle both the Giro and Tour de France this season and is expected to be his Italian counterpart's main rival. Nosotros de momento como el Giro no pensamos en todo lo demás, ¿no? Lo pensamos realmente al inicio antes de si sería conveniente hacer antes del Tour o no. Y bueno, entendimos que también pues por las connotaciones tan especiales que tiene este Giro de Italia, el centenario y luego por otro lado pues bueno, en no convertir tampoco en una especie de programa único el de Nairo, ¿no? Hacer permanentemente y toda la vida Tour y Vuelta, por ejemplo. Pues no, yo con él pues hemos concebido un poco, hemos pretendido que sea más un corredor de todo tipo de carreras, sin encasillarlo, porque eso pues también entendemos que a veces tiene cierto riesgo. El Giro del 2014, pues yo creo que era la tercer Grand Tour de Nairo, ¿no? Un corredor pues 3 años más joven, con todo lo que eso significa, ¿no? Pues porque era mucho más inexperto y luego bueno, era un poco donde consolidó un poco su condición de hombre, de corredor de grandes vueltas de 3 semanas, ¿no? Y bueno, pues allí la verdad que afrontamos con esa idea de intentar ganarlo y se consiguió. Este Giro, lógicamente en estos 3 años han pasado más cosas. Nairo pues se ha convertido, se ha consolidado como un hombre de grandes vueltas. Ha estado los tres tours que ha hecho, no se ha bajado del podium. Ha ganado la Vuelta a España del año pasado. Y entendemos que por razones de edad es un hombre aún en progresión y que afronta la carrera también con mucha más experiencia, ¿no? Por parte de él y sobre todo y bueno, pues más convencidos de que es un objetivo posible. Outside of the two main favorites, another rider hoping to contest the pink jersey is Trek Segafredo's Bauke Mollema. The Dutchman's claimed 3 top 10 finishes in the Tour de France over the past 4 years, but with Alberto Contador becoming his teammate this season, his attention's now turned to the Corsa Rosa. Of course, because Contador came to the team, it was pretty soon. It was clear that he was going to be the leader for the Tour. That's what he came here for. So yeah, that also changed things for me a little bit. I think it's a new challenge for me. I will go to the Tour mainly to help Alberto, but I think the Giro is a new opportunity for me to still fight for the win, hopefully in a Grand Tour. And I think that's also something important for my own development to fight for a GC every year. And if I wouldn't do the Giro, then you never know what would happen in the Tour. So I think it's an opportunity for me to progress in my career also. Now, it looks like the level will be really high in the Giro. A lot of GC riders, a lot of strong guys who will do the Giro this year. But for me, that's fine, you know. I think it's the level will be higher. Also, maybe the type of racing will be different in the Giro than last year's with all these big names at the start. But I'm not afraid of nobody, and I'm looking forward to a fight. You know, I'm used to fighting the Tour against the same or even better competitors. So I'm looking forward to it, and I think for me it's a good thing the level is high. So that makes it makes it harder, and I like hard races. I think there's a lot of uphill finishes this year in the Giro, especially the last week looks really, really hard. There's a few mountain stages with a finish on top, but with a flat course before the last climb. So I think it's an interesting course. I think like always the Giro, the last
week will be decisive, and with all the famous climbs like the Stelvio, Martirolo, I think this stage is going to be really important after the last rest day and the TTs. I think about 60 kilometers of time trialing, even the last day with more than 20 kilometers. I think this can be really important. You can lose or win even a minute over there, so it's going to be interesting until the end. One Dutchman who's already had a taste of the Maglia Rosa is Steven Kruiswijk. The Lotto NL Jumbo rider led last year's race from stage 15 into stage 19 until a dramatic crash on the Colle dell'Agnello descent ended his hopes of both an overall win and a podium finish. Now, 12 months later, he's looking to make amends. Yeah, looking back at the Giro, of course, I feel some satisfaction of the level I've got in the end. But of course, there's also a lot of disappointment not getting the result I wanted. But still, I closed this chapter and looking ahead to next season, and hopefully I will be able to maintain my level and to compete again with the strongest in the race. I was a bit surprised all the guys who were saying that they are coming to the Giro. It takes the level a lot higher, of course, but it's, yeah, when you want to be the best, you have to meet the best, so I'm looking forward to it. Yeah, I've got a lot of experience, I think, especially in this in the Giro. I've done it like 6-7 times, and I've got some good memories about it, and I'm confident. I probably will be hard, but I'm ready for it. It promises to be a thrilling race, and InCycle will be there to bring you all the action as it happens. That's all for this week. Join us next time on InCycle, but until then, keep up to date with us across social media.